Abbiamo visto, avete iniziato bene. No, aspetta, sì. Scusami un attimo. Da dove vogliamo partire? Dalla partita o da quello che è successo alla fine? No, allora partiamo dalla fine. Mi assumo tutte le responsabilità di quello che ho fatto. Chiedo scusa per i modi che ho avuto a fine partita, ma non chiedo scusa nel pensiero. Cioè? Spiego ed elenco il perché. Nel pensiero non chiedo scusa perché se siamo fischiati oggi, dov'è? Mi assumo tutte le responsabilità e se sono il problema vado a casa, non c'è problema. Non sappiamo in mano a chi stiamo. Siamo una squadra che mentalmente è fragile per tutte le circostanze societarie che ci sono. Non abbiamo garanzie di nessun tipo. C'è solo il direttore Foschi e l'allenatore Stellone con noi che ci stanno proteggendo da tutti e da tutto. Siamo da soli. E io, onestamente, mi aspetto che dopo una prestazione del genere, dove tolti i 10 minuti finale, dove hai rischiato di perdere la partita, se analizziamo gli 80 minuti che ci sono stati, vanno fatti i complimenti dal primo all'ultimo, perché sei stato 75 minuti nella metà campo avversaria, dove hai creato 18 occasioni da gol. Io posso giustificare, posso chiedere scusa dei modi. Cioè, nel senso, hai avuto una... ecco, nei confronti della tribuna mi pare che... Ci dovete aiutare, siamo soli. E se ci abbandonate facciamo ancora più fatica. Dobbiamo essere uniti tutti. Non si può fischiare una squadra in questo momento. Perché oggi abbiamo dato... Ci potete fischiare a Cremona, dove abbiamo steccato la partita mentalmente, tatticamente e tecnicamente. Ci potete fischiare per i 60 minuti di Salerno. Oggi non lo tollero. Cosa è successo nello specifico? I fischi ti hanno un po' fatto arrabbiare, hai avuto una reazione... Una squadra che ha dato tutto. No, no, ma ti... Quattro giocatori che crampi. Uh-huh. Avremmo fatto 12 km a giocatore. Questo significa cuore, amor proprio, voglia di vincere partite, nonostante non c'è una garanzia. Uh-huh. C'era facile in tribuna oggi, non so se l'avete incontrato prima o dopo la partita, gli ha espresso anche questa rabbia nei confronti di una società che non vi sta dando garanzia. Bisogna aspettare il 15 per gli stipendi, perché la gente dice, beh, fino a che non prendete gli stipendi dovete stare tranquilli. Non è così. Non è che si deve aspettare solo la scadenza il 15. Il prospetto, il futuro, la prospettiva. Qual è? Non mi interessa se mi arriva lo stipendio il 15. Che futuro c'è? Di chi siamo? E oggi abbiamo dato un segnale che siamo squadra vera. Siamo con l'allenatore, siamo col direttore, perché abbiamo risposto sul campo. Oggi se la sblocchi vinci 5-0, surclassati per 80 minuti. Che dobbiamo dire? E assumo le responsabilità di tutto quello che ho detto. Se c'è qualche problema, Belluccio, il problema va a casa, va a testa alta, con dignità, come sempre, da quando è arrivato, che io metto la faccia e il cuore. E se sono un problema, vado a casa. Io voglio vincere il campionato, voglio andare in Serie A. Quella che ho perso l'anno scorso e quella che provano a farmi perdere ancora? Eh? E allora dobbiamo stare insieme tutti, pure voi. Pure voi ci dovete dare una mano, coi giornali, combattiamoci, con la gente, 40.000, insieme, per la Serie A! Grazie. Ciao, Alberto.